Buonasera, bentrovati, un'altra puntata di preview, fare i puntati ovviamente sulla partita del Catania che domani giocherà al Partenio Lombardi di Avellino dopo l'1-0 nell'andata dei quarti di finale dei playoff di Serie C. Parleremo di questo, ma non solo, anche di calcio a 5 e di pallanuoto nella nostra puntata. Lo facciamo partendo dal calcio ovviamente con i nostri ospiti, a partire da Claudio Lamattina, per la prima volta con noi qui a Preview, dirigente calcistico. Ciao Claudio. Ciao Marco, grazie, buonasera ai telespettatori. E poi ovviamente con il nostro Gianluca Russo. Ciao Gianluca. Ciao Marco, buonasera a tutti. Fra poco avremo un collegamento con un grande ex del Catania, nonché un bomber ancora in attività, ma prima vado da Naomi, la nostra bomber fra virgolette, che riceve che riceve anche i vostri messaggi. Ciao Naomi. Mi piace. Allora, punto la porta per oggi e vi ricordo che la linea WhatsApp è sempre prontissima a ricevere tutti i vostri messaggi, 342 771 2855 per interagire con noi. Allora, io ritorno però subito da te, perché tu ci dai il quadro un po' come sempre hai fatto durante tutte le trasmissioni di preview di quello che è il programma, prima i risultati, visto che si è giocato nell'infrasettimanale, poi il programma di questi quarti di finale, secondo turno della fase nazionale dei playoff per la Serie C. A te. E con l'aiuto delle grafiche offerte dalla regia passiamo in rassegna tutti i risultati del secondo turno, fase nazionale playoff, gare di andata: Catania-Avellino 1-0, Vicenza-Padova 2-0, Juventus-Nextgen, Carrarese 1-1, Benevento-Torres 1-0. Mentre le sfide che attendono le squadre proprio domani sono le seguenti: Avellino-Catania alle 20.30, stesso orario, stesso giorno, Padova-Vicenza, Carrarese-Juventus-Nextgen, Torres-Benevento. Questo dunque è il programma, grazie Naomi, ci ritroviamo fra poco ovviamente anche con i messaggi da casa e qualche aggiornamento anche per il risultato delle partite in programma, ad esempio quella del Palermo. Adesso vi vado a presentare invece l'ospite che abbiamo collegato con noi, che è Michele Paolucci. Ciao Michele, buonasera, come stai? Ciao ragazzi, buonasera, buonasera Marco, buonasera a tutti, bene, bene, molto bene, grazie, ben trovati. Allora Michele, intanto la domanda su quello che stai facendo in questo momento: due promozioni consecutive con la squadra della tua città, tu sei un marchigiano di Civitanova, sono arrivate poi due promozioni importanti in una stagione particolare, no? Anche per te, perché tu sei rientrato dopo un infortunio, ma subito ti sei rimesso lì a fare quello che sai fare, cioè portare avanti la squadra, no? Sì, è stata, diciamo, sì, una bella soddisfazione. Io sono rientrato 2 anni fa dal Canada, ci eravamo già parlati e niente, poi un po' anche forse una chiusura del cerchio, ho deciso di tornare a dare una mano alla squadra della mia città. Diciamo il colore anche che forse un po' più mi sta sul cuore, il rosso e blu anche qua, quindi rosso azzurro, rosso blu, siamo su quelle tonalità, ecco. E niente, il primo anno venivamo in campionato di promozione, che però la squadra non vinceva da ormai 5 stagioni, siamo riusciti a vincere, siamo subito presentati in un campionato d'eccellenza molto difficile, molto complicato, e anche là abbiamo fatto un exploit. Tutte squadre anche magari sulla carta, e come spesso capita, a chiacchiere più attrezzate, invece abbiamo fatto un altro risultato incredibile, la prima volta in 105 anni di storia, e ora siamo arrivati in Serie D. Io sì, mi sono rotto il crociato il 14 di novembre, il 29 mi sono operato, dopo 3 mesi scarsi, 3 mesi e un giorno anzi, sono rientrato in campo. È stata un'impresa incredibile, tostissima, però ci tenevo a essere in campo, l'avevo promesso per l'ultima partita, per la festeggiata vittoria del campionato, e così è stato, quindi molto molto bello. Complimenti dunque a Michele Paolucci. Adesso ritorno un attimo in studio e poi ritorno invece da te per chiedere prima a Claudio Lamattina, perché andiamo a parlare adesso del Catania, lo faccio prima con te e poi torno da Michele. Che partita hai visto con l'Avellino e che sensazione hai per la partita di domani? Ma la sensazione è positiva, perché in questa stagione il Catania ci ha dato un segnale che nelle partite importanti c'è, il gruppo si ritrova, lotta. Abbiamo visto Di Carmine che negli ultimi 10 minuti correva dietro a tutti, anche in difesa, e questo è un segnale positivo che la squadra, l'allenatore, la società vogliono regalare un sogno aspettato, anche se c'è da dire che questa società è da 2 anni che è in campo, quindi non sempre il primo anno si può, soprattutto in un campionato come la Lega Pro, che si sta dimostrando
molto molto intensa e difficile, però i primi 90 minuti fanno ben sperare. Certo, l'Avellino è un ostico avversario, perché era tra quelle che doveva stravincere il campionato e non ci è riuscita, e adesso tenta ai supplementari di farcela ai playoff. Però ha davanti un avversario che tosto e domani ha due risultati su uno. Michele, tu come la vedi? Michele Paolucci, torno da te. Due risultati su tre per il Catania per riuscire ad andare avanti. Sei riuscito a seguire qualche partita dei rossazzurri? Che idea ti sei fatto soprattutto di questa fase della stagione? Ma guarda, sì ragazzi, veramente io non ho mai smesso di seguirli neanche in Serie D, mai, questa è la verità, ma al di là di quello, parlando di loro, io dico che sicuramente è una partita tosta, i due risultati su tre sono abbastanza relativi, nel senso poi dopo, quando si va in campo, guardate cosa è successo ieri, la Ternana aveva due risultati su tre, poi Bari ha vinto 0-3, ogni partita è una storia a sé, io credo che a questo livello di pressione di partite sia difficile speculare sui risultati. E io penso che il Catania, per mentalità ma anche per come ci arriva, non lo farà. Si giocheranno la loro partita, ovviamente, che si metteranno a prendere contropiedi dopo 5 minuti, però magari una partita attenta, ma senza rinunciare ad attaccare, perché poi dopo io credo che sia fondamentale la gestione dei 90 minuti, ma non è possibile in questo tipo di partite ragionare, per come la vedo io, speculare sul risultato, anche perché la differenza non è che si parla di un 3-0 all'andata di Champions League, allora ritorno te lo gestisci, e sono successi ribaltoni anche di quel tipo a quel livello, quindi ecco, questo ci fa capire che è una partita tostissima, però la squadra io credo che ci arrivi bene. Allora, io vi faccio vedere adesso un filmato che abbiamo preparato con i gol di Cianci da attaccante, Michele Paolucci, l'attaccante che in questo momento sta trascinando il Catania, l'ha fatto nella fase finale della stagione regolare, lo sta facendo adesso nei playoff. Vediamo gli ultimi gol di Cianci con la maglia del Catania e poi torno da voi per commentare insieme. Allora, vado subito da Michele Paolucci, quest'ultimo gol soprattutto è l'emblema, no, del momento che attraversa Pietro Cianci, un gran gol. Quanto è importante, Michele, in un campionato, nel campionato, perché il playoff questo è, no? In cui tu magari puoi trovare il giocatore, Zeoli ha parlato, troviamo magari il nostro Schillaci, ecco, Cianci può essere lo Schillaci del Catania, quello che è stato Schillaci nei mondiali del 90. Ma diciamo che sono d'accordo con te, nel senso che
conta molto la forma del momento, perché se uno ha fatto, poi nel calcio si dice un po', no? Soprattutto per noi attaccanti è sempre stato così, e ti dicono sempre, sai, quelli che contano sono le prime 5 e le ultime 5 partite, ed è così, ed è una verità, un po' in tutti i ruoli, ma per gli attaccanti specialmente. Poi ho visto altri gol, credo che ne abbiamo visti 7 se non sbaglio, 4 di testa, 2 di uno di destro, quindi è anche un buon repertorio, e questo è importante. Poi io credo che l'attaccante, quando riesce a toccare con mano la sua forza e riesce a rendersi conto di quanto possa essere determinante, poi le qualità aumentano in maniera esponenziale. Sicuramente il ragazzo ci arriva bene, carico e con delle grandi responsabilità, ma io penso che sarà felice di prendersele, e probabilmente, come tutti quelli che passano da quelle parti in qualsiasi categoria o periodo della carriera, sarà vivendo emozioni fortissime e bellissime, quindi credo che vorrà continuare a farlo insieme ai suoi compagni, quindi speriamo che continui. Gianluca Russo, vengo da te perché fra poco vedremo anche una tabella relativa a un po' come si muove Cianci, no? Con chi scambia il pallone più frequentemente durante la partita, ma è un giocatore che sicuramente, l'ha detto anche Michele adesso, no? Attraversa quel tipo di momento, sì. Definiamolo magic moment, ecco, possiamo, guarda, essere... Cos'è cambiato? È cambiato che adesso la squadra ha trovato un punto di riferimento, quindi il mister e lo staff sono stati bravi a individuare in Cianci il vero punto di riferimento, il trascinatore tattico e caratteriale a livello anche proprio emotivo della squadra, perché oltre ai gol che abbiamo visto, come giustamente ha descritto Paolucci, la quantità di giocate che lui riesce a pulire, quindi quelle seconde palle che va a recuperare, la quantità di falli che fa per non far ripartire la squadra avversaria, e tutte queste giocate, tutto quel lavoro che fa per smistare la palla a destra, a sinistra con i centrocampisti che vengono a supporto per la seconda, e quindi e poi contornati da tutti i gol che ha fatto, sono stati comunque gol di caratura e tanti gol, non sono pochi per il momento per la squadra del Catania, quindi credo che in questo momento sia veramente il cardine del gioco del Catania, ma bravi loro a servirlo, perché poi comunque dietro c'è tutto un lavoro, cioè non è lui che è chiaro che fa da finalizzatore, da raccordo con i reparti, ma ci sono tante situazioni. Guardiamola proprio che accompagnano questa tabella relativa ai passaggi di Cianci, che tu ci puoi spiegare meglio, perché vediamo delle linee blu, delle linee fucsia che significano passaggi chiave, no? Passaggi più importanti. Sono passaggi chiave perché abbiamo imparato a conoscere quelle linee così verticali, perché sono le giocate con l'attacco diretto del nostro portiere. Il portiere rinvia palla, lui va a spizzare, quindi si trova lo spazio, attacca lo spazio vuoto, va a spizzare la palla per mandare in porta l'attaccante. Tutte le altre linee blu sono i passaggi, come vedete, in tutte le direzioni di campo. Quindi che vuol dire? Che quando gioca principalmente da seconda punta o da sottopunta, riesce a pulire questi palloni giocati prevalentemente su lanci lunghi, quindi attacchi diretti, non sono facili da controllare, per poi pulirli e andarli a smistare per gli inserimenti. Quindi da questa schermata si può capire come sia veramente un fondamentale a livello tattico per il Catania in questo momento. Claudio, tu nella tua carriera anche a dirigenti di attaccanti ne hai visti tanti, anche giocare per le tue squadre. Questo è un giocatore, lo sappiamo, che ha delle qualità, ha delle potenzialità. Fra parentesi, il suo allenatore l'ha anche detto, è un giocatore che in questo momento attraversa uno stato di forma veramente eccezionale. Parlavi prima di Carmine, no? L'abbiamo visto tornare. Sì. Questo è un altro giocatore che, diciamo, sì, questo si batte tanto. È altrettanto alla pari. Poi giustamente il mister ha detto che in questo piccolo girone è come se fosse un mondiale. E quindi trovare l'attaccante in palla è una cosa positiva per tutta la squadra, perché una squadra che riesce a realizzare e che trova un punto di riferimento non soffre, non soffoca durante la partita, e quindi potrà essere sicuramente il nostro Paolo Rossi o Totò Schillaci, lo sperano tutti i tifosi del momento del Catania. Poi ho visto che il modulo convinto, il 3-4-3 del mister, che è convinto e che gli sta dando i risultati nelle partite dove c'è da mettere la palla dentro, ha messo in difficoltà l'Avellino. Certamente, questo non ho, bisogna dire che l'Avellino, fra parentesi, è la squadra
che ha un attacco molto forte, il miglior attacco della Serie C, come difesa certamente non sta messa male, fra le migliori 5 di tutti i campionati, per cui questo è l'Avellino. Io volevo andare da Naomi mentre scorrevamo le immagini della partita di andata per sentire qualche messaggio e poi per insomma avere tutte le indicazioni che arrivano da casa. Come consuetudine ogni venerdì c'è sempre un problema che ci impedisce di mandarli in onda, però benissimo, ve li leggo, fidatevi, l'unico problema è che la mia vista di sera, Sebastiano, non ci vedo bene, la vecchiaia, quindi devo allontanare il telefono. Che stagione pazza, scrivono, però di immagini non succede, ma se succede la squadra che stava per disputare i playout vince la coppa, fai playoff e non può chiudere. Poi vorrei sapere cosa ne pensate di studio di Zeoli, cioè conti fatti è risultata la scelta migliore che avremmo dovuto fare subito post Tabbiani. Forse sarebbe andato tutto diversamente, ma come dico sempre io, se me non avesse le ruote sarebbe una carriola, esatto, una grande verità, molto saggio tu. Ragazzi, ma Carlo è ancora lì? Vai ad Avellino, c'è traffico, scrivono effettivamente. Marco, scusa, quando parti tu per Avellino? Adesso, appena ho finito, finita la trasmissione, Naomi prende la brandina per essa, e io la macchina per andare piano piano verso Avellino insieme ad Angelo e Angelo. Quindi ti ho lanciato due temi, quello di Zeoli e sì, poi il tema del post Tabbiani. Il tema del post Tabbiani, beh, chiaro, questa è stata una scelta che il Catania ha fatto ed è una scelta che non ha portato indubbiamente a dei risultati con Lucarelli. Adesso arrivano, ma è ovvio che tutte le nostre considerazioni sono figlie dei risultati che ci sono, no? Zeoli sta, giusto Claudio, Zeoli sta facendo benissimo, perché ora il Catania sta vincendo e ora il Catania sta andando al meglio. Anche Zeoli aveva subito delle critiche nella fase finale della stagione regolare, quando il Catania ancora non andava come in questo momento. A proposito di Zeoli, lo vogliamo sentire le sue dichiarazioni di oggi diffuse dai canali social rossazzurri, morale e sensazioni in vista della partita del Partenio. Il morale è alto, sappiamo che e ce l'andiamo a giocare, i ragazzi sono consapevoli, e sappiamo che troveremo un altro tipo di partita, sarà un altro tipo di partita e noi dobbiamo essere pronti a ribattere colpo su colpo, sapendo che ci sarà il momento in cui ci sarà da soffrire, ma il momento in cui provare a fare male all'avversario. Le sensazioni sono di aver dato fiducia a un gruppo che in questo momento si mette a disposizione anche qualcuno con i ruoli che non sono a lui congeniali, però questo era quello che mi ero prefissato inizialmente. Ci siamo riusciti, però questo non vuol dire dobbiamo andare oltre, domani dobbiamo ancora scavare il barile e prendere le ultime energie nervose e fisiche per regalare qualcosa di importante alla città. Aggiungiamo una cosa su Michele Zeoli che non ho detto prima nelle considerazioni che abbiamo fatto, cioè che lui ha proprio il cuore rossazzurro, insomma lo sappiamo per tutti i suoi trascorsi, e questo indubbiamente lo sente in panchina, lo sente anche nelle dichiarazioni che fa. Chiedo a Michele Paolucci quanto questo possa essere importante, cioè sentire quello che prova la gente, sentirlo proprio sulla propria pelle. Questa squadra è stata accusata, soprattutto nella fase iniziale, alcuni giocatori di essere un po' inconsapevoli di quello che è il trasporto, no, che c'è a Catania, la forza del Massimino. Avere questo allenatore sotto questo punto di vista serve. Ma diciamo che comunque, come in ogni stagione, io credo che nel calcio bisogna sempre un po' aspettare la fine, no, per tirare, è vero, per tirare le somme, nel senso, poi Catania come tante altre realtà è del bello, è per quello che poi ci sono bravi giocatori e bravi allenatori, e poi ci sono giocatori che possono essere bravi o allenatori bravi a Catania o a Roma o a Napoli, nel senso sono realtà che comunque viaggiano su frequenze diverse, dove c'è una componente emotiva che è fortissima, c'è una pressione anche da parte dei media, della tifoseria che va gestita, non è facile, quindi io credo che comunque avere qualcuno all'interno, come ecco, per esempio De Rossi, credo che sia l'esempio principale, se vogliamo anche a livello europeo, avere un allenatore che poi riesce a entrare nella testa e nel cuore dei propri giocatori, poi questo sì, si sente in campo, perché comunque ti trasmette anche delle emozioni diverse, ma non perché magari un allenatore che è di Bolzano ci possa tenere meno, no. Però avere comunque qualcuno che ha un legame anche affettivo, sono convinto che in campo
ti trasmette qualcosa in più, soprattutto in una piazza emotiva come quella di Catania, perché i giocatori poi, i giocatori non è vero quando dicono che non sentono nulla, i giocatori sentono tutto. È vero, e lo sai tu per primo. Michele, noi stiamo andando in pubblicità, ti chiedo, puoi restare con noi un'altra decina di minuti o ti devo liberare? Onesto, come tu sei. No, 10 minuti mi... Perfetto, dai, va bene, allora ci ritroviamo anche con te e con tutti voi subito dopo la pubblicità, fra poco. Di nuovo in studio per la seconda parte della nostra preview, stiamo analizzando la partita che attende il Catania, quella con l'Avellino di domani al Partenio, a proposito diretta su Telecolor che partirà dalle 19.30 di domani, lunga diretta che poi andrà avanti fino alle interviste del post-gara. A proposito di interviste e di scrittura, caro Claudio, tu hai scritto anche un libro che poi, insomma, il titolo migliore un po' dice adesso scrivo io, ma perché? Perché, perché ti ha fatto arrabbiare qualcosa? No, perché sai, la storia la si vive. Esatto. E poi succede anche che... Stiamo vedendo anche la copertina, no, del libro. E poi capita che anche si tergiversa. E allora a quel punto mi sono detto, è arrivato il momento che ve la racconto io, la scrivo io. Ed è la storia attraverso i miei 50 anni, racconto periodi calcistici dal 60 ai giorni d'oggi. Periodi che hai vissuto tu, periodi che hai vissuto da dirigente, ma anche sì, da tifoso? Anche da tifoso, okay. Sì. Ma non parlo solo del Vittoria Calcio, parlo del Catania perché io sono cresciuto con il Cavaliere Massimino presidente e quindi per me è un mito e resta tale. Poi sai, l'onore di averlo conosciuto e addirittura mi ha contattato che mi voleva dirigente con lui. È stato, mi ha inorgoglito la cosa, però non ho accettato perché sapevo che, e allora, che c'erano momenti che il barbiere o il portinaio contava più del direttore sportivo. Ah, vabbè. E quindi sai, quante pagine e quante storie? Sono due volumi. Vabbè. E sono 920 pagine. Mamma mia, per cui c'è da leggere. Michele Paolucci, mentre rivediamo anche il la copertina del libro di Claudio Lamattina che abbiamo ospite con noi oggi qui a Preview, a te l'eloquio non ti manca, un libro lo potresti scrivere sotto dettandolo magari. Ci pensavo un po' di tempo fa, ma se scrivessi un libro, mamma mia, la biografia ha voglia, ci sarebbero di cose di cui parlare. 10 volumi, se... non, ma forse anche bello che tante storie, tanti segreti restino chiusi nella mia mente e nel mio cuore, perché sì. Ognuno di noi credo che ha tante storie, ma io ho viaggiato 4 differenti nazioni, sono andato via di casa che ero un bambino, ho vissuto a Torino, esperienza di Serie A, Catania, ho fatto tante storie, tanti aneddoti, ho avuto anche la fortuna di stare con grandi campioni, anche vicende con loro, extracampo, è un po' il bello, diciamo, ci sono tante storie da... Ho tante storie dentro. Se dovessi scrivere un libro, diciamo che qualcuno lo leggerebbe. Ne sono qualcuno convinto, leggerebbe, diciamo, cioè, qualcosa di interessante avresti da raccontare. Ecco, mettiamola così. Hai parlato del cuore, caro Michele, ne ha parlato tanto in queste settimane, in questi giorni, anche il tuo omonimo Michele Zeoli, che andiamo a sentire adesso su quello che ha visto di buono nella sua squadra nella partita di andata. Ascoltiamolo. Mi è piaciuta l'idea di compattezza che hanno avuto, il modo in cui si è stati in campo nel momento in cui, ripeto, la veniva la palla, ma nel momento in cui avevamo noi la palla siamo stati bravi a fare alcune cose. Possiamo migliorare su questo, non ci dobbiamo scomporre, nonostante ci sarà anche lì un'ottima cornice di pubblico. Possiamo fare per me ancora di più con la palla ed è quello che sto dicendo da alcuni giorni ai ragazzi,
liberi, tranquilli, non farsi influenzare dall'ambiente. Sarà un ambiente caldo, però qua ci sono giocatori che hanno fatto categorie importanti. E ripeto, non andare lì pensando solo e soltanto ad una cosa. Noi dobbiamo, l'ho già detto in passato, se vogliamo ambire a qualcosa dobbiamo superare ostacoli importanti come l'Avellino, l'ambiente di Avellino, i giocatori, gli avversari, dunque di questo siamo consapevoli. Un Catania consapevole, anche un Catania più convinto sicuramente dopo i risultati che ci sono stati in questi play-off, con le vittorie in casa dell'Atalanta e con la vittoria al Massimino contro l'Avellino. Torno da Naomi per i messaggi, anche un aggiornamento, no, sul Palermo. Naomi, ciao. Esatto, aggiornamento dal campo che vede da una parte Venezia e da una parte il Palermo. In questo momento il Palermo è sotto di un gol, siamo alla fine del primo tempo, 43esimo minuto, quindi nel complessivo è un 2-0. Questo è quello che vi racconto in questo momento. Mentre tornando a noi, messaggi. Che messaggi sono arrivati? Questo: ho visto la partita e ho rivisto la partita. L'ho vista sul tablet, TV, computer e laptop e mi chiedo come ufficio ma passare. Boh, però ok, Forza Catania, che danno 45 della serie. L'importante è che stiamo passando. Come? Non ci pensare, non ci pensare, non ti preoccupare, ci pensiamo domani. Vi ho aspettato tutta la settimana, pronta ad ascoltare i dati statistici di Russo, di cui ascolto le parole, ma non capisci un endi. Però mi fido, è un volto di cui fidarsi, potrebbe fare il farmacista. Quindi se tu volessi cambiare vita, sappi che sei portato per vendere farmaci da banco. Continuiamo. Di Carmine sarà l'asso nella manica per Zeoli. Saluti e Forza Catania da Giuseppe. Poi ci consigliano, dovete fare una trasmissione di sport. Io glielo dico sempre questo. Fate una trasmissione di sport. Certamente. Una ogni tanto, se vi capita un lunedì, seguiamo lo stadio. Non ci credo. Hai ragione, è vero, però allora non so se il riferimento era il fatto parlare di altri sport che non sia il calcio, anche, forse. Il riferimento poteva essere questo o no? Ah, può essere. Ho capito male io? Boh, vabbè. Comunque restate con noi perché parleremo di pallanuoto, parleremo anche di calcio a 5, per cui ci sta anche durante questa trasmissione di parlare di altri sport. Volevo tornare da Michele per salutarlo perché ho promesso che l'avrei tenuto altri 10 minuti e così faccio. Io sono rigoroso e ti chiedo, Michele, che cosa pensi della partita di domani, come la immagini, come secondo te il Catania reagirà dopo la vittoria che ha portato a casa dalla partita del Massimino? Ma più che altro bisogna vedere come reagirà l'Avellino a giocarsi una partita in cui dove non è semplice, perché ripeto, affronti una squadra che sicuramente sta nella fase, termina la stagione, arriva verso la fine della stagione in crescendo, una che, come dicevate studio, una squadra che sembrava spacciata e invece adesso si trova là. Quindi io credo che sarà molto tosta essere un avversario del Catania domani. Questi ragazzi sanno che hanno una grande tifoseria che li sostiene, hanno una grande responsabilità. Io credo che sarà una bella partita, perché anche io ho giocato ad Avellino in uno stadio bello, che una tifoseria tosta, quindi sarà una partita da godersi. Io spero che vinca il Catania senza dubbio, ma spero una grande partita e ancora sì, forza Catania. Bello, miglior conclusione non ci poteva essere da parte tua. Michele Paolucci, grazie veramente anche per il tuo spirito e il tuo sorriso. Ciao Michele, una buona serata. Ciao, una buona serata a te e complimenti ancora per la tua carriera e anche per quello che stai facendo di nuovo proprio nella parte finale della carriera. Andiamo a guardare le statistiche a confronto, torno da te Gianluca, perché con Michele abbiamo introdotto la partita, no? Che ci aspettiamo domani. Ma che partita si è vista al Massimino? L'abbiamo riassunta, l'hai fatto tu, attraverso questi dati, no? Che raccontano un po' le caratteristiche del Catania e dell'Avellino, come si mettono in campo e come giocano le due squadre. Sì, proviamo a tradurre questi numeri e partiamo dalla fase difensiva. Sì, parliamo di palloni intercettati, non parliamo di farmaci, no? No, certo, di palloni intercettati. Chiaro. Quindi chiaramente ha prevalso il Catania perché ha fatto una partita comunque molto attenta, forte sulle seconde palle, quindi i numeri dicono questo, 42-30. Sì. Per quanto riguarda la fase propositiva di possesso, qualcosina in più l'Avellino, perché riusciva ad arrivare facilmente e cercava questo gioco sugli esterni e per poi mettere palla dentro, quindi vediamo la differenza sta proprio là nei cross, 29-10 per l'Avellino, così come i passaggi laterali sono praticamente il doppio quelli dell'Avellino rispetto a quelli del Catania. Altro dato importante
a vantaggio del Catania sono le palle, l'attacco diretto, quindi la palla lunga. Il Catania ha una percentuale comunque rispetto alla media dei campionati Serie C molto alta, che è il 19% di giocate su palla lunga. E infine il PPDA, che non è altro che il valore, il numero di passaggi concessi a una squadra durante la fase di costruzione. Quindi diciamo che l'Avellino ha prestato di più perché ha concesso mediamente 9,17 passaggi al Catania. Il Catania è stato un po' più in attesa, concedendone quasi 14 all'Avellino prima di andarla ad attaccare. E quindi la partita è tradotta così: l'Avellino più possesso palla, più fraseggio, più voglia di fare gol, il Catania è molto più attento, più disciplinato, più compatto e molto attento appunto sulle seconde palle. Come diceva Claudio, è anche un po' più cinico, almeno questo ha dimostrato, no, nella partita, nella partita di andata. Fino adesso sì, perché quando c'è da battere l'avversario ci è riuscito, abbiamo portato a casa la Coppa Italia, che ci ha consentito oggi di poter cercare di raggiungere la Serie B, e ci siamo salvati perché quando è stato necessario il Catania ha tirato, fuori gli attributi e l'orgoglio rosso-azzurro, e poi la tradizione è anche favorevole, perché Catania negli spareggi la storia ci racconta che ce l'ha sempre fatta. Quindi vedremo, questo è chiaramente quel triangolare famoso, quello degli anni 80, Como, se ti riferisci, Cremonese, no? Como, Cremonese e Catania. E Catania è lo spareggio che abbiamo fatto con il Taranto, con Pasquale Marino. La promozione del 2006, insomma tutta la storia del Catania, che ha fatto tutto ci grande porta la società rossa-azzurra. Ha una storia che la città merita, però consentimi di dire che colgo l'occasione, perché in questi anni televisivamente non ho avuto l'opportunità di dire che comunque la vittoria maggiore Catania l'ha fatto trovando un ottimo presidente, perché 2 anni fa eravamo tutti senza una squadra, speranzosi e senza una squadra e senza una dirigenza. Oggi abbiamo un presidente che ci fa sperare non solo di poter raggiungere al primo anno la Serie B, ma ci fa sperare bene in positivo. E quindi questo è il risultato maggiore che Catania e il calcio siciliano dovevano ottenere, e ovviamente poi il risultato Zucchero non guasta bevanda. A proposito di risultato, andiamo a sentire Zeoli che cosa dice della sua squadra e di quelle che sono le condizioni dei giocatori che ha a disposizione, poi ne parleremo anche nella terza parte con la probabile formazione. Sentiamo Zeoli. Giocare 4 partite in 11 giorni sicuramente porta degli affaticamenti. Domani prenderemo delle decisioni in alcuni ruoli e con alcuni giocatori, perché è una partita importante. La stiamo studiando anche sui cambi, perché comunque sia tante situazioni vengono a mutare anche per minutaggio, che ci sono giocatori che hanno giocato tanto o giocatori che, ripeto, hanno affaticamenti particolari che ci possono dare una mano in probabilmente nel secondo tempo. Ora vediamo, però domani la formazione la decido domani, perché ad oggi ci sono 2-3 dubbi importanti. 2-3 dubbi, dice Zeoli, forse qualcuno in meno, diciamo noi, ma comunque poi insomma ne parleremo dopo, però chiaramente quello che dice lui è altrettanto vero, perché dice a proposito, al di là dei dubbi, il punto è che questa è una partita che si gioca nei 90 minuti e dunque anche i cambi saranno sicuramente importantissimi. A proposito di Avellino e di Catania, Gianluca, certamente il Catania non ha trovato, no, l'Avellino nella migliore condizione possibile, ecco, quello lo si è notato, si vede che è una squadra che da un po' di tempo non giocava, praticamente da 25 giorni, senza nulla togliere ovviamente la prestazione del Catania. Allora, io direi che a mio avviso il Catania è riuscito a portare l'Avellino lì dove voleva, a farlo esprimere in una certa maniera. Quindi l'Avellino, però è anche vero una cosa, che incrociando i dati del campionato dell'Avellino con l'unica partita di playoff dell'Avellino, non c'entrano niente. Cioè l'Avellino non ha praticamente mai verticalizzato, non ha mai giocato con una punta che si staccava e veniva a fare da raccordo, cioè, per non cui l'ha mai fatto. Complimenti al Catania sicuramente, ma l'Avellino non è questo.
Vediamo invece com'è il Catania, perché lo vediamo proprio nell'azione del gol di Cianci, perché si vede quello che fa Cianci, l'abbiamo visto tutti, ma tu Gianluca, che vai come sempre oltre, sei andato a vedere anche quella che è la disposizione del Catania in quel particolare momento. Disposizione che mi è piaciuta perché c'è coraggio, ci sono idee tattiche. E qua la possiamo vedere. Ora, al di là del passaggio della verticale, abbiamo la disposizione dei due quinti molto alti, i due attaccanti messi a, diciamo, in colonna, poi abbiamo il centrocampista centrale, le due mezzale, ma abbiamo anche il braccetto di sinistra e quindi il terzo di difesa, difesa a tre del Catania, molto ma molto alto, addirittura sulla linea delle mezze ali. Cosa vuol dire? Vuol dire veramente tanto, perché vuol dire che tatticamente hai coraggio, vuol dire che un giocatore, come abbiamo visto nelle altre settimane, un giocatore che parte da dietro in un 3-5-2, specialmente un braccetto, non c'è copertura preventiva su di lui, quindi c'ha spazio per entrare, e se questo giocatore va dentro, adesso al di là della giocata del Catania, che è stata poi ottima perché ci ha permesso di vincere, questo giocatore andando dentro non ha marcatura preventiva, quindi riesce a smarcarsi e a trovarsi in una zona pericolosa. Quindi mi è piaciuto per questo motivo, perché al di là, ripeto, dell'azione bella del Catania, gran gol dell'attaccante del Catania, ci sono idee. Quando ci sono idee tattiche con coraggio è una cosa che va apprezzata sempre. Un'idea che abbiamo analizzato anche la partita con l'Atalanta, sia all'andata che al ritorno, è quella dell'attacco diretto, no? Adesso viene chiamato così, fondamentalmente lo possiamo definire anche il lancio lungo verso l'attaccante riferimento, in questo caso proprio Cianci. Sì, si è passato dal buttare la palla avanti all'attacco diretto, però non è una bellissima giocata. Ma quando, come tutte le cose ben studiate, va bene, se serve. No, ma sai, quando trovi la squadra avversaria molto sfilacciata, l'attacco diretto, e se hai capito che in quel momento non puoi costruire dal basso, l'attacco diretto è buono. In questo caso loro erano una distanza di 39 metri, sono veramente tanti. Cianci riesce a staccarsi per conquistare questa palla di destra e spizzarla per i compagni. Non è semplice, perché la palla deve arrivare là, quindi bravo il portiere, bravi loro a salire, bravi ad attaccare lo spazio, bravo lui a conquistarsi la palla sul gioco aereo in contrasto con l'avversario. Ma di questa situazione di Cianci, se tu ben ti ricordi, ne avevamo parlato quando fu preso Cianci, sì, che il numero di duelli aerei vinti e palla a terra è pazzesco, e ora lo sta dimostrando ancora di più da quando è entrato in forma. Andiamo a vedere invece la situazione in casa Avellino, partendo dalla scheda grafica dell'allenatore dell'Avellino, che pazienza, abbiamo titolato Lupi all'attacco, perché l'abbiamo detto, l'attacco dell'Avellino, della squadra irpina, è uno dei migliori, è il migliore del girone C, è il secondo migliore dei tre campionati. Anche lui ha avuto un periodo di difficoltà, nei primi mesi del 2024 si parlava addirittura di esonero, lui che era subentrato a Rastelli dopo due partite di campionato con 0 punti per l'Avellino, e poi invece è riuscito ad arrivare secondo nella stagione regolare. Il giocatore più rappresentativo dell'Avellino, che vediamo nella grafica che arriva adesso, è ovviamente Cosimo Paterno, non ha fatto tantissimo in fase d'attacco nella partita del Massimino, ma sicuramente si è visto per quel recupero difensivo, ma anche perché insomma ha fatto tanta pressione. È un giocatore che nel 2024 ha circa la media di un gol a partita, per cui abbiamo detto un pochettino tutto di quello che è l'attaccante di riferimento dell'Avellino. Andiamo a sentire pazienza invece che cosa ha detto oggi in conferenza stampa. Parto dall'ultima domanda, dall'ultima situazione che voleva analizzare, e riguarda l'atteggiamento, riguarda ai cambiamenti, al sistema di gioco, che potrebbe essere una soluzione per creare e trovare un'alternativa, come può essere anche la scelta di interpreti diversi con caratteristiche diverse, adottando anche lo stesso sistema di gioco che abbiamo già fatto anche in passato. Chiaramente una cosa è certa, che dovremo mettere all'interno degli 11 che partiranno dall'inizio qualche caratteristica diversa da quelli che sono partiti nella gara di andata, motivo per cui prima parlavo di cercare, di provare, di trovare altre soluzioni, di trovare alternative per interpretare una partita diversa, perché bisognerà fare un qualcosa di diverso rispetto alla gara di andata per passare il turno. Il ritmo, no? Quello che dicevamo prima, Claudio, la mattina, è questo che sta cercando di dire
che ha detto pazienza praticamente, al di là del sistema di gioco, al di là degli interpreti, quello che serve è una partita completamente diversa, che è stato bravo il Catania a non far fare alla Rellina. Il Catania gli ha imbrogliato le carte e io penso che anche domani non sarà facile. Non sarà facile. Il mazziere Zeoli diciamo riuscirà un po' a... Devo dire che ascoltandolo non è che ha trasmesso positività. Hai visto? Rispetto a Zeoli, che mi sembra più convinto, più riesce a trasmettere più sensazione. E più il cuore, no? Lui, quello che diceva spesso lui. Paziente di nome pazienza, di fatto. Pazienza però, di nome e di fatto. E potrebbe sembrare anche un invito a Zeoli per domani, no? Michele Pazienza, ha detto, che Zeoli si chiama Michele. ha detto qualcosa diretto, nel senso che deve cambiare qualcosa rispetto alla gara di andata, quindi dobbiamo aspettarci per forza maggiore un Avellino diverso. Magari non negli uomini ma nelle caratteristiche, tattica, diciamo. Nelle caratteristiche. A proposito, vediamo cosa ha fatto l'Avellino, anche qui ci aiutiamo con la grafica, cosa ha fatto l'Avellino nelle ultime partite. Le prime quattro sono quelle della stagione regolare, perché l'Avellino nei playoff ne ha giocata una sola contro il Catania. I punti che vedete sono ovviamente quelli della stagione regolare, 69 punti con 38 partite giocate, 20 vinte, 9 pareggiate e 9 sconfitte per l'Avellino, che curiosamente ha un cammino pressoché identico in casa e in trasferta. Questo potrebbe essere un bene per il Catania. 34 e 35 sono i punti divisi fra casa e trasferta per l'Avellino nella stagione regolare. E Gianluca, torno da te per chiudere questa prima parte, per la fase di non possesso del Catania, che va a interessare ancora la partita con l'Atalanta, perché qualcosa di simile l'abbiamo visto anche con l'Avellino, no? Sì, perché la partita con l'Atalanta ha messo in evidenza quello che secondo me a livello tattico sono i problemi del Catania, no? Quindi loro tanto non ci ascoltano ad Avellino. No. quindi è il famoso uomo tra le linee, sì, o la sottopunta. Questa è una situazione che Catania dovrà comunque attenzionare. Eccolo, questo là è successo con i bergamaschi, sì, ad esempio. L'attaccante dell'Avellino che si stacca, abbiamo il nostro centro dell'Atalanta che si stacca, abbiamo il nostro centrocampista in ritardo, nessuno della difesa si stacca per andare a prendere questa palla verticale, addirittura dopo perdono praticamente i riferimenti, perché il secondo giocatore dell'Atalanta evidenziato riesce ad arrivare praticamente dentro area e calciare e creare una situazione molto pericolosa. Ne vediamo un'altra simile, che è quella successiva, no? Anche la stessa situazione che un pochettino si ripete. Noi lo facciamo vedere queste situazioni identiche perché poi certificano un cosiddetto errore, no? Sì, là bisogna su queste azioni, anche questa è stata una palla lenta, giocata sulla figura, là bisogna attaccarlo, perché quando già dopo 30 minuti hai capito che loro fanno questa giocata, uno dei difensori della linea non è pressata, non c'è nessuno, uno si deve staccare, l'altro accorcia, gli fa la copertura e deve comunque andargli a far, si deve far sentire, insomma, il difensore del Catania non può permettere una giocata del genere, anche perché poi chi riceve palla a quel punto può anche scambiarla con il compagno e diventa un problema classico, accessorio, classico gioco a tre. Come vedi, poi alla fine c'è lo sviluppo, no? Però sulla prima palla filtrante, il giocatore appena la controlla, l'attaccante centrale dell'Atalanta, dopodiché loro saltano tutti gli schemi difensivi. Allora il concetto è questo: non fargliela arrivare, quindi sulla prima palla la presso e la seconda so che arriva là, perché comunque già la partita dice quello. Okay? Quindi però Gianluca, mi pare che con l'Avellino abbia ricorso ai ripari il mister. Non allora, ci sono state le occasioni concesse all'Atalanta. Guarda, dico che il Catania ha questo tipo di problema e l'ha manifestato anche durante il campionato, ma questa è un'altra storia. Sì, certamente. E l'Avellino non ha praticamente mai giocato con un uomo da sottopunta, quindi avevano Sgarbi che girava un po' attorno, sì, a Patierno, ma non l'ha mai fatto. Quindi secondo me l'errore madornale dell'Avellino in fase propositiva è stata proprio quella. Loro domani preferito, potrebbe essere una scelta. E infatti credo che lui si riferisca proprio a questo, perché poi le gare ovviamente le analizzano, quindi vedono dove sta il problema, e comunque devi provarci. Poi non è detto che ti va bene, ma devi provarci. Loro, come vi ho fatto vedere dai dati, che vi ho fatto vedere poco fa, loro hanno preferito giocare palla sugli esterni e, certo, mettere questi cross dentro l'area di rigore per Patierno o per Sgarbi, quindi hanno cercato poco la giocata che poteva fare male al Catania.
E io ritorno al discorso di partenza, ecco perché Paolucci diceva bene, ma io sono sempre convinto però che i due risultati su tre hanno un peso. Hanno un peso. Mm. In questa, perché l'Avellino deve trovare a tutti i costi. Deve provare, e magari, e si, magari si sbilancia e noi abbiamo gli attaccanti giusti per poterle colpire. Far piangere. Sarebbe il delitto perfetto. È quello che ha detto Zeoli appunto anche nell'intervista. Ci fermiamo, ritorniamo fra pochissimo con le probabili del Partenio e anche uno spazio riservato al calcio a 5. A fra poco. Terza parte della nostra preview, torno da Naomi per gli aggiornamenti sulla partita fra Venezia e Palermo e ancora i messaggi dei nostri spettatori. Esatto, aggiornamenti dal fronte veneziano e non sono bei aggiornamenti per la squadra siciliana, si tratta di un 2-0 contro il Venezia con il gol messo in rete da Candela al 43esimo minuto, quindi un complessivo di 3-0. Attendiamo il secondo tempo. Mentre, tornando dalle nostre parti, qualche altro messaggino ricevuto oggi. Ecco. La serenità avuto in queste ultime partite, un sogno, se avessero fatto così dal principio ad oggi non fossi tignuso, scrivono, vabbè lo stress è stato, io dire, pesante in questi mesi. Questi ragazzi che giocheranno domani non sanno che portano una maglia che fa paura al solo pensiero, lupi mannari, lupi di montagna, lupi di qua, lupi di là, noi abbiamo l'elefante di mare, n'ha visto mai, scrivono. Buonasera, la partita di domani deve essere 90 minuti di pressing, vedi l'Atalanta in Coppa, allora sì, sono puntini, non lo vogliamo dire, L'1-0 dell'andata ci consente di guardare con ottimismo alla partita di domani, forza Catania. Con noi con l'ottimismo insomma ci andiamo sempre d'accordo, ci proviamo sempre a essere ottimisti, è giusto che lo siano anche i tifosi del Catania. Andiamo a vedere la nostra top 11 che lo ricordiamo sempre è il frutto di dati incrociati di statistiche, non ce la sogniamo di notte io e Gianluca quando ci sentiamo per dare l'idea di questa trasmissione, e l'abbiamo fatta con questo 3-4-2-1 che mette insieme tutti i giocatori impegnati in questo turno dei playoff. Dunque vedrete i giocatori del Vicenza, Claudio, giocatori della Juve, della Carrarese, e poi ci sono anche giocatori dell'Avellino come Sgarbi e del Catania come Quaini e Cianci, grandi protagonisti di questo periodo. Il migliore in campo della partita. Della partita di andata. Vi dicevo di una parentesi dedicata al calcio a 5, perché il Catania domani si gioca una partita importante, ma anche la Meta si gioca una partita altrettanto importante. Domani alle 16 al Palacatania incominciano le semifinali che valgono lo scudetto, e la Meta avrà di fronte Pesaro, che ha eliminato la grande favorita Olympus Roma, per cui insomma una sfida certamente importante. Ne ha parlato grazie anche all'ufficio stampa della Meta che ha collaborato con noi, Carmelo Musumeci, sentiamolo. Finale da vivere e speriamo di poter continuare a fare queste grandi prestazioni e poter regalare un'eventuale vittoria sabato qui davanti ai nostri tifosi. Io personalmente da catanese sarà una giornata molto particolare e appunto come ti dicevo prima speriamo intanto di iniziare bene alle 16 e poi finire in bellezza la sera con la vittoria anche del Catania o il passaggio del turno del Catania, sarebbe molto bello e importante per tutta la nostra città. Pesaro è un avversario molto forte, noi possiamo chiedere all'Olympus, noi anche in campionato abbiamo fatto due pareggi sia qui che lì da loro, è una Meta anche a livello societario molto più forte, si è affermata negli anni in questa Serie A, una società che è cresciuta molto ultimamente, specialmente anche dopo quella finale, abbiamo avuto quei due anni un po' particolari di anonimato e lì credo che sia stata la nostra crescita più importante, quindi arriva una Meta più consapevole, più forte, più robusta e sicuramente non sarà la Meta di 4 anni fa. Il capitano della Meta Catania si riferiva alla finale scudetto di 4 anni fa che ha visto di fronte proprio Catania e Pesaro. Torniamo invece noi al Partenio facendo ovviamente in bocca al lupo alla Meta Catania con la probabile formazione dell'Avellino. Qualche caratteristica che vi dico, intanto possibili dubbi fra Cione e Rigione in difesa, ricordiamo i due diffidati che sono Cancellotti e Cionek, e poi un ballottaggio fra Rocca e D'Ausilio a centrocampo, e poi la soluzione tattica che noi qui non abbiamo messo ma che può essere
Sgarbi che parte a destra con Ricciardi che si sposta a sinistra e Sgarbi che viene a fare da collante fra Gori, Patierno e appunto il centrocampo e dunque creare questo uomo in più fra le linee di cui discutevamo in precedenza. Per quanto riguarda invece il Catania, questa è la grafica della probabile formazione. Ricordiamo che tornano fra i convocati Peralta e Betters, sono 24 i convocati del Catania. Vi dico che qualche dubbio ci potrebbe essere a centrocampo, attenzione Andoi che potrebbe essere anche schierato, è un giocatore che potrebbe rientrare anche dall'inizio, dovrebbe partire dall'inizio anche Di Carmine, poi la conferma ovviamente per i giocatori che stanno facendo tanto bene in questo periodo. Claudio, la scelta di Quaini che va proprio alle spalle lì in difesa, perché Quaini si è alternato, no? Sembrava il giocatore di Tabbiani, poi ha giocato molto anche con Lucarelli, sta giocando con Zeoli e sta facendo delle ottime partite nel suo ruolo che è quello di difensore centrale. Sì, lo ha dimostrato con l'Avellino ampiamente, è stato il migliore in campo, quindi ma secondo me è il più continuo fra tutti i rossazzurri che ha a disposizione Zeoli, lui, Di Carmine, anche il portiere. Furlan è stato decisivo con l'Atalanta nella partita di ritorno. In molte occasioni. Incrociamo le dita. E stai incrociando anche tu, Gianluca? No, volevo aggiungere su Quaini che è importante quando una difesa a tre il centrale riesce a chiudere anche una diagonale forte, esatto. E là c'è il famoso salto della linea del braccetto che va a prendere il suo posto, quindi il Catania l'ha fatto e vuol dire che comunque c'è un'organizzazione difensiva e i giocatori sono molto attenti, ma specialmente lui molto concentrato e molto attento, se no su tante palle così non ci arrivi. Andiamo a vedere quelli che saranno gli arbitri della partita del Partenio con... ecco qui l'arbitro che è di Bassano del Grappa e poi ci sono i due assistenti, il quarto ufficiale, anche lui di Bassano del Grappa e la VAR, ricordiamo che dai playoff impegnato anche il VAR, avete visto i nomi dei due arbitri che insomma coadiuveranno attraverso gli schermi gli arbitri che invece sono in campo. Siamo arrivati alla conclusione di questa parte, perché fra poco ci dedicheremo interamente all'orizzonte Catania campione d'Italia, per dire che a Catania si può far bene, si continua a far bene come una società come l'Orizzonte ha fatto. Claudio Lamattina, grazie per essere stato con noi, una buona serata. Anche a voi e forza Catania. E forza Catania. Oh, quest'anno l'hanno detto, questa trasmissione l'hanno detto tutti. Paolucci, Claudio Lamattina, vuoi dire anche tu, Gianluca, per salutare? Non l'ho mai detto, quindi continua a non dirlo. Continua a dirlo perché porta bene. Io ti ringrazio e Gianluca. Vi saluto e alla prossima. Alla prossima. Naomi, noi allora, hai preparato tutto, come al solito? Adesso apro la brandina e mi porteranno la cena, pane e acqua, come ogni sera qui. Giusto. E aspettiamo la super partita di domani. Ovviamente, forza Catania. Ovviamente, forza Catania. Brava, brava che l'hai detto. Noi ci fermiamo, ritorniamo fra pochissimo invece per parlare di Orizzonte con due ospiti in studio. Fra poco.